Salve ragazzi, allora tra i molti libri che in questo periodo sto leggendo e che sto apprezzando, vi voglio segnalare questo dell'amico e collega Romeo Lippi che si chiama Autostima Fisica. Il nostro psicologo del rock ci ha regalato questo libro, Diventa la rockstar della tua bellezza. Un tema molto importante questo dell'autostima, in particolare dell'autostima fisica, cioè dell'accettazione del nostro corpo. Che è un problema molto comune. Chi di noi si accetta esattamente così com'è? In realtà, giustamente come fa notare Romeo, è un percorso, quello dell'autoaccettazione, e riuscire a sviluppare quella che lui chiama autostima F, cioè l'autostima fisica, ha diversi benefici. Lui ne individua sei, e cioè che migliora e sorregge l'autostima, non ti fa cadere nelle grinfie dei vampiri emotivi, di cui spesso parliamo, della manipolazione, ti permette di vivere appieno le relazioni, ti protegge dal rifiuto e delle critiche. Avete presente tutte le critiche che subiamo ogni volta e che chiaramente se non abbiamo autostima fisica ci feriscono molto di più. E ottimizza le nostre prestazioni e ci rende guide e mentori per gli altri. Un libro che mi ha colpito per la sua immediatezza e allo stesso tempo la sua profondità, per il lavoro anche bibliografico e di ricerca che c'è dietro, ed è un lavoro di ricerca sia interiore che esteriore, che è lo stesso che Romeo propone a noi di fare. Quando si tratta di migliorare la nostra autostima, e cioè cambiare l'atteggiamento che abbiamo nei nostri confronti e nello stesso tempo fare delle cose pratiche all'esterno, delle esperienze emozionali correttive, direbbe Alexander, per migliorare noi stessi. Mi ritrovo molto vicino a questo tipo, diciamo, di approccio. Apprezzo il fatto che nel libro ci sono tanti esercizi. All'interno frasi ispirazionali, tipo questa: se pensi al tuo corpo come problema, il tuo corpo diventerà un problema. Se pensi al tuo corpo come un dono, diventerà un dono. Quindi, senz'altro lo voglio consigliare questo libro. Ci sono gli allenamenti, ci sono una serie di esercizi pratici, come piacciono a noi in PsyLife, e credo che sia veramente importante, soprattutto per i ragazzi, soprattutto per gli adolescenti, ma anche in generale per noi adulti, riuscire ad accettarci di più e a capire come fare pace con il nostro corpo, come fare pace, come dice Romeo, come creare la nostra cultura della bellezza, senza adeguarci a degli schemi precostituiti, ma apprezzare quello che siamo. E in linea con i nostri valori più profondi, esprimere la nostra bellezza che c'è sempre, che c'è ovunque, come Romeo ci dice, facendoci anche l'esempio di tante rockstar che sono partite da una condizione di difficoltà o di sentirsi sfigati, di sentirsi brutti e hanno trasformato quei deficit in un qualcosa di veramente prezioso e importante. E allora non resta che prendere il libro Autostima Fisica, leggerlo, usarlo, sfruttarlo al meglio per la nostra crescita personale e per finalmente imparare ad amarci e accettarci per quello che siamo e portare gioia, amore e bellezza nel mondo. Ciao, buona vita!